Allora, vogliamo parlare un attimo di questi doni del male. Cosa sono questi doni del male? Ma un accenno, giusto per farci capire quello che andremo a vedere. Allora, il dono del male è una delle opere della trilogia Gioacchimita che ho scritto per avvicinare la figura di Gioacchino da Fiore al pubblico. Gioacchino da Fiore è stato un esegeta vissuto tra il 1100 e il 1200, è una persona molto colta, in partenza anche abbiente, che ha deciso di smettere di fare il notaio ed è partito per la Terra Santa. Lì ha avuto una crisi mistica profonda e poi è tornato e ha concepito un modo diverso di vedere la cristianità. Questo lo ha messo in rotta di collisione molto spesso con il potere istituzionale, tant'è vero che nel Dono del Male si parla dell'incontro tra Gioacchino da Fiore e Riccardo Cordileone. Ecco, quindi sono due personaggi comunque molto importanti. Qual è, secondo, diciamo, la stesura di questo testo, un personaggio che, non so, assomiglia un po' di più anche a un personaggio di oggi? Perché se uno pensa a Gioacchino da Fiore, Riccardo Cordileone, c'è qualcuno, anche, non so, un pensatore, uno scrittore, io adesso dico Camilleri, però mi viene in mente qualcuno che comunque fa la differenza oggi. Gioacchino da Fiore oggi è sia incarnato da un grande politico, da una persona che conosce la realtà attuale, sia da persone che siano in grado di riportare all'umanità una dimensione di correttezza, di dialogo e di lealtà. Quindi io in questo momento devo dire la verità che io ho scritto la figura di Gioacchino da Fiore pensando a Mario Oliverio. Però in questo momento mi viene anche da dire che Gioacchino da Fiore è anche senz'altro Mimmo Lucano.